L'amministrazione comunale ha deciso di riconfermare quello che è stato l'esperimento dell'anno scorso, che ha dato davvero ottimi risultati, è stato davvero tanto apprezzato sia dai pesaresi che dai turisti. Infatti dall'anno scorso e quest'anno abbiamo riproposto lo stesso modello, lo stesso meccanismo, introducendo anche delle novità. Abbiamo individuato un modo per avere le spiagge più sicure, più pulite, più controllate e con più servizi. Infatti da Fiorenzuola con un bel food truck e la possibilità anche di poter noleggiare dei lettini insieme a delle docce che ha messo a disposizione l'amministrazione comunale, dei servizi igienici, quella spiaggia avrà finalmente quindi dei servizi e sarà anche più controllata, essendo in un contesto davvero spettacolare. Poi abbiamo qua Baia Flaminia, dove finalmente riparte anche il lido per gli animali, un lido per gli animali che è stato tanto richiesto anche dai pesaresi e che darà un servizio importante sia per tutti i proprietari di animali domestici, ma anche per i tanti turisti che finalmente anche a Pesaro avranno un posto dove poter venire in modo gratuito. Sarà possibile anche noleggiare l'ombrellone, proprio una cinquantina di ombrelloni, per dare la possibilità anche di garantire l'ombreggiamento all'animale domestico. Poi abbiamo Sottomonte, altri due poli, centri servizi, che si trovano nel tratto lungo di spiaggia libera, in particolare tra Maya Bay e lo chalet, nella quale verranno anche qua, sono già state realizzate delle docce e sono stati posizionati dei food truck che partiranno proprio da questo weekend, dando quindi la possibilità di dare dei servizi come il noleggio di lettini. E infine il primo venendo da Fano, di polo di deposito e di affitto di lettini. Dico deposito perché è possibile anche lasciare in deposito il proprio lettino, il proprio ombrellone a dei prezzi davvero abbordabili, e dare quindi la possibilità a tutti di lasciare il lettino e l'ombrellone lì e poter poi usufruirne tutta la stagione del proprio strumento, ecco, dei propri oggetti. Quindi è un modello che l'anno scorso aveva funzionato molto bene, che l'amministrazione ha deciso di riproporre, e siamo sicuri che anche quest'anno sarà ben apprezzato da tutti coloro che vorranno usufruire delle bellissime spiagge libere di cui Pesaro ha grande ricchezza. Confermati ovviamente anche per i tratti di spiaggia libera il servizio del bagnino di salvataggio? Sì, un servizio di salvataggio che viene offerto da parte dell'amministrazione comunale in tutti i tratti di spiaggia libera, nel fine settimana di luglio e nelle settimane centrali di agosto. In più, in alcuni tratti di spiaggia, come questo che abbiamo qua alle mie spalle o come anche a Fiorenzuola, i vincitori del bando che è stato pubblicato a maggio da parte dell'amministrazione comunale potranno implementare un servizio di salvataggio che andrà a coprire anche quei giorni feriali e quei giorni di agosto, oltre a quelli che già venivano offerti dall'amministrazione comunale.